Cari amici, io vi preannuncio che tratteremo in maniera dettagliata su due argomenti. Intanto io vi faccio vedere questi due libri consigliandovi vivamente di acquistarli, perché chi vuole trattare l'argomento vaccini e non conosce gli aspetti storici che sono trattati in maniera brillantissima in questi due recentissimi volumi, non può assolutamente capire tutto il resto. Noi ci muoviamo oggi nell'ambito di una battaglia formidabile, perché si tratta di una battaglia di civiltà. Il fatto che noi contrastiamo il decreto 10 vaccini non è semplicemente perché vogliamo assecondare quel numero sempre crescente di popolazione italiana che ha capito il marchingegno e si sta ribellando al sistema politico vigente, ma semplicemente perché è bene che ogni volta che si deve trattare di argomenti di sanità pubblica il cittadino si renda conto di che mondo vive. Per capire questo ci sono due libri che vi voglio consigliare. Questo è il primo. Questo costa solo 11 euro. Edito da Bollati Boringhieri. E questo è un testo pubblicato di recente in Italia. Gli autori sono Susan Hampired, è medico con specializzazione in medicina interna e nefrologia, Roman Baistrani, che è ingegnere con specializzazione in informatica, studia la storia delle malattie e dei vaccini dal 1996. È un libro che vi farà capire tutto, è un libro di 450 pagine, facilmente reperibile su eBay. Lo ripeto, siccome noi... No, dillo, l'hai ordinato l'altro ieri e ti è arrivato ieri. Sì, no, l'ho ordinato subito il giorno dopo. Su eBay è facilmente reperibile, costa 25 euro. Ma chi vuol fare questa battaglia non può che prendere atto di quello che sta avvenendo, perché vedete, è la storia dimenticata. Dissolving illusions. Se tu non hai... Bello, mi piace il titolo. È bellissimo. Se tu non hai Dissolving Illusions. Cosa è stato il passato, di cui io poi vi leggerò al momento. No, ma diciamo che significa Dissolving Illusions. E lì bisogna eliminare l'assolvimento delle illusioni create dalla pseudoscienza dominante. Esattamente. Sono illusioni campate per aria, perché la scienza di oggi, la cosiddetta scienza, vuole dare certezza assoluta. Sì, quella di Sborioni, che che si è venduta da molto tempo alle multinazionali del farmaco, vuole imporre la sua ideologia attraverso una specie di battesimo. Una volta si faceva il battesimo, ora sei bastonato, no, allora sei fedele, ti brucio vivo. Sì, adesso bravo, hai percepito la funzione arcaica e anche antropologica. Allora, qui, siccome poi cosa sta succedendo? Sta succedendo, vedete qui, e sono tutti assieme. Appassionatamente assieme. Questo è un giornale di quanto più allineati ci possa essere in Italia, è Corriere della Sera. Siccome qui la questione sta andando male per questo signore, ecco di nuovo riproposto il personaggio. Oh, bello è che fa controinformazione spudorata. Sì, ma infatti... Facciamola leggere. Sì, vabbè, ma io devo leggere. Combatto le bugie sui vaccini per difendere i nostri figli. Appunto, è un'operazione che conosciamo bene, cioè un'operazione di recupero di immagine, che sicuramente è stata affidata a un giornalista... Luigi Ripamonti, foto di Mattia Zavella, sono tutte operazioni, ricordatevelo bene, questi periodici qui sono solo per operazioni sotterranee e di lavaggio del cervello. No, di metacomunicazione. Esattamente, meglio ancora, la frase è più giusta. Allora, qui ci sono alcuni commenti di cui vi voglio leggere. La prima cosa riguarda appunto il fatto che questa gente è assolutamente senza memoria. Non a caso vi ho parlato di questo testo. È gente assolutamente senza memoria.
Ma non sarà perché sono trattati con un sistema psicoanalitico? È molto probabile, comunque vengono selezionati, ti immagini, in un'università come quella fondata da Don Verzé, immagini che ci possa essere. Ma in ogni caso, dice, ma dove ti sa? Ma no, grande università internazionale. No, non è proprio... No, dilla, qual è questa università? È quella di Milano. E cioè? Il San Raffaele di Don Verzé. Allora, andate a leggervi un libro che io ho già fatto vedere altre volte, sui segreti di Don Verzé, e capite... perché in quel caso lì sono queste università che campano esclusivamente con i soldi del... Ma ricordiamola, Bocconi, la Santa Lucia, la Sant'Anna, sì, e San Bocconi Raffaele. Campa con i soldi della finanza internazionale. Certo, ma sempre per sì, indirizzare i loro laureati verso una perfetta identità di vedute. Esattamente. Verzé è finanziato dalle multinazionali e come tutti gli altri, l'Istituto Mario Negri, quando li devono chiamare qualcuno, il professore, io non so se lui è professore, lui dice che è professore, hanno fatto vedere dei documenti, io sapevo a suo tempo che non lo era, comunque non me ne frega niente, ci sono tanti professori, tipo, come si chiamava quel Petrino, si faceva passare per professore, è molto, c'è la terza elementare. Allora, oltre a essere truffatore, se fa pure... Ti ricordi che ci doveva, voleva denunciare per diffamazione, per calunnia? Subito, eravamo perché... pronti subito. Con la documentazione dei soldi che mi ha fregato. È sparito dalla circolazione, non si sente, non si vede più quello. Ti credo. Allora, questo qui, che come dicevo, è una persona... priva di memoria, che disgraziatamente per lui ha a che fare con uno che invece ha la memoria, perché io... Ma il guaio è che purtroppo noi abbiamo la memoria, ma siamo pochissimi! Ma io sì, obiettivamente io... Ma non hai sentito che ci hanno detto le signore lì? Sì, ma lasciali fare, tanto non faranno mai niente, non concluderanno mai niente, dai, siamo stati. Allora, gli ha spiegato più chiaro di quello che gli abbiamo detto. Non faranno niente, sono lì per perdere del tempo, ma è che d'accordo, ho detto, vieni che tu dobbiamo parlare di quello. Allora... Io ho una memoria molto consistente perché ho sempre vissuto tutta la mia esistenza, lo ripeto per l'ennesima volta, nell'ambiente medico-farmaceutico, va bene? Dalla nascita. Ricordo... No, sei nato in farmacia, diciamolo. Oltretutto. E sono vissuto in farmacia, oltre a essere anche uno storico della chimica e della farmacia. Io mi ricordo che negli anni 60 noi facemmo una grande... battaglia per la correttezza dell'informazione da parte delle aziende, e vi invito ad andare a vedere gli articoli 29 e 31 della legge istitutiva del servizio sanitario. La 800 del 78. La 877 del 1978. L'articolo 877. 29 e 31 sono due articoli che obbligano la correttezza dell'informazione. Però io vi faccio presente, e per dire come la vedo, perché gli altri dice Burioni, bravo. No, ma in base a che, come quando a me mi chiedono, dicono la Costituzione italiana è la più bella del mondo, io dico scusa, ma tu l'hai studiata la Costituzione italiana? L'hai mai letta? Ma soprattutto, quante Costituzioni hai letto per poter dire che quella è studiata e tu dire che quella è la migliore? Parleremo poi, guarda che ho trovato dei documenti... Cioè la gente come metodica... Non ha la metodica della ricerca, della cernita. Non ragiona, la gente non ragiona. Allora io ti stavo per dire una cosa importante. L'informazione medica al medico da parte dell'industria, e questo è durato almeno fino agli anni 70, e io me lo ricordo perché noi facemmo questa battaglia terrificante e fortissima per la corretta informazione. Beh, all'epoca... l'informazione al medico si poteva riassumere sui farmaci, sul singolo farmaco. È efficace. Farmaco. No, è buono e fa bene. Sì, è efficace. È buono e fa bene. Manco è efficace. No, che efficace, che parola efficace, che significa la parola efficace. Allora, dopodiché poi sono venute tutta una serie di altre situazioni di cui io ho parlato a lungo, ho fatto anche vedere dei testi molte volte, uno degli ultimi testi... Non ti grattare! No, li ho fatti... Sei in video! Li ho fatti vedere... Tu lo sai, chi col dito il culcinetta
tosto in bocca se lo metto. Ma io mi sto grattando soltanto la schiena. Vabbè, io mi sono soffiato il naso col dito, quindi siamo pari. Okay. Dunque, ripeto, chi col dito sono un po' in vantaggio io. Tosto in bocca se lo metto. Allora, proseguiamo. Allora, è buono e fa bene. Questa era la il massimo della comunicazione. Vabbè, allora lo prescrivo. Sì, fa sicuramente bene. Allora, questo burio. Come il formitrol. Sì, fa questo, bene. Sì, questo burio, ma il formitrol era obiettivamente un farmaco che efficace. Ah, sì, solo sì. Che era efficace un corollario nel creare i tumori, ma comunque è un dettaglio. A certi medici diceva: guarda che fa venire il tumore. Oh, mi pare di aver sentito cosa significa questa parola. Allora, questo burione mi ricorda un ragazzo che conoscevo. Mettilo più là all'ombra. Io era abbastanza ragazzo, che chiedeva alla mamma se aveva fame. Mamma, io ho fame? La mamma, sì, chiedeva alla mamma se lui aveva fame. Allora, questo è un personaggio così. Oh, ultima cosa, il mio giudizio su Burioni, che lui ritiene, lui stesso, si ritiene, perché gli hanno fatto credere. Grande scienziato. Il miglioratore del mondo, capito? Invece ripete stancamente delle formule che gli hanno impresso in mente da tempo. E perché? Perché lui è il personaggio, e io sono convinto che questo personaggio sia l'unico che si è prestato a questa operazione, dei tanti professori di quella università, mica gli altri si sono compromessi. Questo è l'unico che è sicuramente un sempliciotto, si è prestato a questa operazione. Ho fatto un prologo, diciamo, perché dobbiamo venire a un discorso ancora più interessante. Cioè, noi viviamo in un'epoca, in una società, che noi abbiamo più volte denunciato, ma che, vedi caso, c'è un giornale che molto spesso è sensibile ai nostri video. Mettiti qua. Il quale... Alzati. No, per fare che sono? Perché? Per stare all'ombra, se no... No, io sto benissimo. Vabbè. Allora, vi voglio far vedere, questa è la verità del 21 settembre passato. Quando personaggi come Lorenzin e Burioni mi parlano di scienza, e in realtà parlano di queste cose, allora io vi leggo la realtà italiana, perché se uno non capisce qual è la base... Sarebbe da chiedergli che cos'è una... Ma non hanno concezione, noi viviamo in un... ne abbiamo parlato più di una volta, noi viviamo in una concezione della scienza. Non so, il calcolo stoichiometrico. Sì, no, ma suo... Io ho fatto 3 volte l'esame di stechiometria, l'ho imparato. E mi ricordo che il mio professore, che è stato poi un grande insegnante di chimica generale e inorganica, che mi diceva: Vitali, tu sei un cazzone. Vabbè, io ho imparato la lezione. Allora vi leggo alcune cose, vi leggo alcune cose molto interessanti. Aspetta, no, dai, dai, interrompo un attimo. No, un minuto, dai, di che cosa volevi dire. Allora, ritorno sul discorso, partiamo sull'assunto fondamentale, perché tante persone si chiedono come sia possibile inventare il mito, ad esempio, della scienza, la scienza come nuova religione. No, ma magari fosse la scienza vera la nuova religione. Ma non lo è, appunto. A partire da Scientology, tutto è fuorché Scientology. Ma Scientology è un'operazione molto interessante. Ma lo sappiamo. Non a caso. Non a caso l'inventore di Scientology. Ma è stato anche un grande scrittore di fantascienza. Scrittore di fantascienza, perché si capisce perfettamente che Scientology... No, ma c'ha una mente notevole. È un'operazione sperimentale molto chiara. L'abbiamo detto tante volte, ovviamente. Ma come dicevo, il sistema è quello della percezione. Se tu percepisci certe cose in maniera dogmatica, è chiaro che qualsiasi messaggio è recepito in maniera dogmatica.
quando un imbecille integrale come la Lorenzina dice la scienza ci insegna questo, la gente ha letto solo quella frase in vita sì, sua. Sì, esatto. Come se l'avesse detto San Geremiade. Allora, questa è una realtà della quale noi abbiamo parlato altre volte, ma io vi voglio leggere qualcosa perché è troppo importante. Questa è la realtà italiana. Parla del prepuzio di Cristo? Quindi ci legge, questo ci legge. Oh. Questi ci leggono. Allora, dita, taglio ovviamente, taglio, prendo certo, una parte. Certo. Dita, mani, gambe, piedi, teste. Lingue, cuori e capelli viaggiano da un luogo all'altro d'Europa, ricorda Orletti l'autore, Mauro Orletti, autore del libro Guida alle reliquie miracolose d'Italia, dove descrive i più curiosi resti corporali, manca solo la perla, scusate. E il prepuzio c'è? Sono qui per leggere tutto questo, grazie, noi abbiamo parlato altre volte, ma dice una cosa molto importante. Si pregava davanti ai denti di Santa Apollonia, che finirono per moltiplicarsi ed essere così tanti nei luoghi di culto da essere raccolti 14 bocche, nel 1792 in una cassetta di ordine di Paolo VI e poi buttati nel Tevere, dove sono proliferati nel Tevere, perché si rimangiavano il coso, certo. Certi pesci giganti, i pesci gatto, i pesci gatto invece dei baffi c'hanno i denti di Santa Apollonia. Quasi 3,5 kg di incisivi e molari, eppure in giro per l'Europa continuano ad essere custoditi in reliquiari e venerati, cari ragazzi, assicura lo scrittore, insieme a boccette di sangue in attesa di liquefarsi, stillare acqua, con insinuazioni a San Gennaro, fiorire, sprigionare profumo, richiamare migliaia di fedeli, guarirli oppure no, e soprattutto sprigionare odor di scorreggia. Davvero, che io ho sempre parlato. Le pulci di Santa Sabina, no, Io ho sempre parlato, che bene sei attento, perché vai a aprire, capito, il vaso di Pandora, te se bagnano, magari non erano pulci, bensì piatto. Piatto, peggio ancora. Santa Sabina, non me la racconti, giusto. Allora. Nella cappella delle reliquie di Santa Maria Ausiliatrice a Torino c'è forse la più grande raccolta d'Italia di questi oggetti devoti, più di 3.000. Teschi, mandibole, denti, tibie, femori, capelli, indumenti, cilici. Il cilicio è importantissimo, tu basta che pigli un po' un cilicio che fu utilizzato da San Redegonda, la quale si fustigava. Ma mancano... Le cinture di castità di Santa Bernadette. Cingoli, oltre al sacro legno, il sacro legno di Gesù, preziosissimo frammento della croce di Cristo che moltissime chiese dichiarano di avere. Tanto è vero che Cristo non è mai stato messo in croce, è una figura mitica, e però il pezzo di legno si trova sempre, certo. Se no che cazzo, dove campano le chiese? Capito? Cosa fanno le chiese? Devono ricorrere ai vaccini, ricordiamocelo cari amici, racconta l'autore. Beh, i prepuzzi? Aspetta. Credo che sia questo, dunque, l'autore. A Santa Maria Ausiliatrice, per aiutare il fedele indeciso, c'era l'usanza di esporre ogni mattino un cartello con la reliquia del giorno, pare giusto? Allora sai, tutti sti preti a cercare reliquie. Ma a Roma, Santa Maria della Risoriatrice? Sì. Come quella di San Gengolfo, che è un santo del Golfo. No, sarà Longobardo. Oh, no, forse è Goto. Bologna, è Goto. Gulfo, quelli che finivano per Gulf, no? Quelli che con nome, il mio figlio Ulf, Gulf, Wulf, no? E chi erano? Erano un'infinità di nomi. Sì, ma di origine longobarda. Esattamente. Oh, Un nobile della Borgogna, quindi era un borgognone, vissuto nell'VIII secolo, ferito a morte dall'amante della moglie. È il protettore dei cornuti, Dio! Noi sappiamo dove poter andare a pregare. Come adesso, quando faranno santo Pio e Paolo VI, avremo finalmente anche il protettore dei froci. Certo.
il presunto prepuzio di Gesù, ed ecco qui il punto essenziale, perché noi abbiamo avuto una lunga frequentazione. No, noi sappiamo che esistono in Italia 31 prepuzi di Gesù Cristo, quindi bisogna ricordare che Gesù Cristo aveva 31 cazzi e 42 palle. Sì, no, noi altro che decebalo. Triginta, mentula e monopallas. Il presunto prepuzio di Gesù rappresenta una delle reliquie più discusse, dichiarano di avere quella strisciolina santa di pelle ricavata dalla circoncisione, chiese di Santiago di Compostela, cazzo, scherzi, vuoi far mancare a Santiago, sai, la gente che ci va a fare? Ci farà camminare 100 km? No, di più, 500. Diciamo 100 perché la gente, maggior parte, la fa. Sì, quella corta. Con l'aereo, poi se fa l'ultimo passaggio. Che di Chartres, Besançon. Ci sono, io sono stato a Chartres, alla cattedrale. Anch'io ci sono stato. Il Decham, Conques, Langres, Fécamp, Puy-en-Velay, Auvergne, Colombes, Charroux e Anvers. E in Italia? Attenzione. È qui l'unico autentico, ragazzi, oh cazzo, siamo stati noi che l'abbiamo detto per la prima volta. È una battaglia per l'autenticità del prepuzio del buon Gesù, l'unico autentico, però sembra custodita a Calcata nel Viterbese, cioè, e noi abbiamo dichiarato e fatto vedere in più occasioni anche De Visu, sì. Proprio. Che però, da dove però, da qualche anno, sì, è sparito. E invece è stato qualche signora fedele, che voleva vedere se magari intingendolo, sì, perché rinasceva. Le donne andavano lì soprattutto per avere dei figli. Certo. Fu rubato nel 1527. Ma era una funzione che svolgeva benissimo il dio Priapo, perché l'hanno voluto soppiantare? Ma dio Priapo, viva Dio, non c'era bisogno di tagliare il prepuzio, capito? Gli dava dentro e basta. Tante chiacchiere. Tant'è vero che adesso noi abbiamo in mente di ripristinare tutte le grandi statue, soprattutto quelle cantate dal grande poeta Orazio, che non sei tu. No, io sono manco poeta, sempre e manco a contendenze poetiche. Voi ricordate che noi abbiamo più volte cantato e recitato la grande poesia di Orazio, che aveva visto due streghe, di cui una si chiamava Boldrini e l'altra si chiamava... La Boldrina. Una si chiamava Boldrini e l'altra si chiamava... King? No, come si chiamava? Bonino. E lui, il grande poeta Orazio, l'aveva già identificata 2000 anni fa, no? Allora, fu rubato nel 1527 da uno dei profanatori del Sancta Sanctorum di San Giovanni in Laterano, dove si conservano, fra l'altro, i sandali di Giovanni. Io ce li ho consumati. Made in China, però. Io ce li ho consumati. Adesso vado a rubarli anch'io, se no per caso. No, perché sai, i sandali di Gesù servono per volare. Quando vuoi pigliare, tipo zattere volanti. Basta che fai così con le mani e parti, capito? Tipo Mercurio. No. Hermes. Certo. I sandali di Gesù, un pane e 13 lenticchie dell'ultima cena. Ma che scherzo! 13 con cazzo! Ma cotte! Cotte. Ma ti rendi conto? Questi sperperatori che hanno conservato le lenticchie le potevano dare al povero, no? Certo. Come dice la legge della Chiesa? Dai al povero, no? Lo diceva anche San Martino, dai il tuo mantello. Dai al povero. Chi gli ha dato San Martino al povero? Il mantello? Cioè, no, l'ha tagliato a metà. È vero. Non a caso era umbro. Ma gli umbri hanno una vecchia tradizione come i genovesi. Terribile. Gli umbro marchigiani. Sì, umbro marchigiani, sì. Non a caso il papato utilizzava i marchigiani come guardie di finanza. Certo. Tant'è vero che si diceva sempre, meglio un morto in casa che un marchigiano sulla porta. Quindi ti immagini un po'.
Un pane e 13 lenticchie dell'ultima cena, la colonna della flagellazione, cazzo. Cazzo qui, San Giovanni Laterano, c'è sta pure la colonna della flagellazione. Ma tu lo sai? Mi sono messo in spalla. Ignorante, vatti a confessare. Vatti a confessare. La lancia che trafisse il costato. È il minimo, quello è il minimo. Sulla lancia che trafisse il costato non c'è il sangue, disgraziatamente. C'era il liquido, c'era l'acqua. E le pietre del Santo Sepolcro. Ma tu sei andato a inginocchiarti sulle pietre del Santo Sepolcro? Il prepuzio, finito dopo peripezia calcata, era esposto nella chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano e portato in processione fino al 1982. Capito? Non voglio... Io me lo ricordo, Ci sono andato più di una volta io. Io ci andavo attorno a 72 a rubare, a depredare le tombe etrusche di Narce, che è lì sotto. Ti immagini la processione, no? E poi passava il grandissimo. Quando fu rubato dalla casa del parroco, hai capito? Il parroco se lo teneva perché dice cazzo che lo farebbe, è capito. Don Dario Magnoni, quale nome più Magnone. Adeguato? Don Mario Magnoni che al prepuzio univa i coglioni. Non degenerare. Oh cazzo, lo custodiva in una vecchia scatola di scarpe. Troppo forte. Degno contenitore. Poi mi pare giusto. Ma la storia del furto forse fu inventata per mettere fine a un interesse morboso. Eh sì. E te credo. Un pezzo... No, non solo interesse morboso, ma una falsità fondamentale. Perché gli altri? Sì. I sandali di Cristo, scusa, tu hai mai visto i sandali di Cristo? Vabbè che profumavano, perché quando... Di sandalo! Quando, profumavano di quando sandalo. La Maddalena cosparse di essenze profumate i piedi del Cristo, poi il Cristo si mise di nuovo i sandali e questi profumarono di sandalo. Ma perché si chiamano sandali? Perché erano fatti con legno di sandalo, certo, che è leggero e profumato. E quindi non assorbe la puzza del sudore dei piedi. Cioè assorbe la puzza del sudore dei piedi. Un pezzo del bastone di legno che sarebbe appartenuto a San Giuseppe, cazzo, ma si schifa. Ma voi vuoi ignorare il bastone di San Giuseppe? Fu donato da Lady Margaret Hampden a Don Nicola Grimaldi, celebre voce bianca napoletana, cazzo. Magari gli aveva leccato, l'aveva leccato. Sì, voce bianca e castrone. Era, vedi, a Don Nicola Grimaldi, quindi un prete castrato, voce bianca, capostipite dei preti petofoni. nel periodo in cui si esibiva a Londra tra il 1708 e il 1713. Portato poi dall'artista nella città partenopea e benedetto dal vescovo, ogni 19 marzo veniva esposto nella cappella privata dell'appartamento del musico soprano. Malgrado la raccomandazione non sfruculia a Mazzarella e San Giuseppe, mi pare giusto, non infastidire il bastone di San Giuseppe, i suoi concittadini non resistevano alla tentazione e si portarono via diverse schegge della mazza, che alla fine venne affidata alla congregazione di San Giuseppe dei Nudi. La lettera del diavolo, altra curiosa reliquia, si trova nel monastero di clausura di Palma di Montechiaro ad Agrigento, accanto ai resti di Suor Maria Crocifissa, la famosa Suor Maria Crocifissa, al secolo Isabella Tomasi, ma di Lampedusa. Sì, ma no, quale? Di Lampedusa. Sì, quale Tomasi? Perché c'è anche una Tomasi. Tomasi di Lampedusa. Sì, ho capito. Ma parente anche... del Tomasi di Lampedusa, del sì, Gattopardo. C'è anche una ragazza che si chiama Tomasi.
una nota ragazzotta. Ah, Sara. Oh, appunto, sì. Certe discendenze bisogna che ce le ricordiamo. No, beh, quella è umbra, non... almeno che... Un suo pronipote fu Tommaso di Lampedusa, dichiarata venerabile da Papa Sesto, Pio Sesto. Sarebbe stata Satana a dettarle... E quindi è una dei Tommasi di Lampedusa? Sì, eccolo qui, quello sì. Era la zia. Sarebbe stata Satana a dettare le 14 righe misteriose e indecifrabili che la spingeva in peccato mortale, sì, con un membro lungo da qui a lì. Era Priapo, ha sbagliato, era Priapo. Non c'era tempo a scrivere che si ingarbugliava tutta, capito? Dopo aver tentato e vessato in mille modi la povera monaca, l'avrebbe costretta a firmare la lettera e Maria Crocifissa si sarebbe opposta scrivendo un solo "è chiaro, oibè". Ah, Dio mio, Dio mio. Ad Almaceno, paese della bassa Ciociaria, si venera il sangue di San Lorenzo che, a differenza di quello di San Gennaro, per liquefarsi non ha bisogno di movimenti dell'ampolla in cui è custodito. Il miracolo avviene ogni anno, il 10 agosto, e come ricorda Orletti, sembra che nella massa sanguigna ci siano tracce di cenere, frammista a piccoli pezzi di carbone. Fu il medico Clinio Silvestri ad effettuare le analisi un secolo fa, dimostrando che Lorenzo venne davvero arso sui carboni ardenti. Ma guarda, le prove della scienza sono infinite. Basta tirarla dal proprio canto e quindi si risolve. Borioni, qui c'hai le prove. Lì, impara da questi. Magari lui non lo sa, ma comunque, ci abbiamo altri pochi minuti? Poco, c'è quasi la batteria andata. Comunque c'è una considerazione che vorrei leggere da questa rivista, che è una delle riviste più belle e profonde che ci siano mai state pubblicate in Italia. Ce la facciamo? Dai. E poi se finisci prima è lo stesso. Qui c'è un articolo di cui leggeremo un'altra volta. Ma c'è un'altra cosa che mi interessa in maniera particolare, perché è veramente una forma di... Ma io non saprei come dirlo proprio. Vabbè, l'articolo è intitolato, è un articolo di Carlo Porcella del 2003. Mi senti? Sulle radici cristiane d'Europa. Ripeti? Questo per farvi vedere. No, ripeti da capo. Sì, le forzature che si continua ogni volta a dire, trovano sempre qualche menestrello. In questo caso fu Gianfranco Fini, quel grande delinquente, truffatore, rapinatore di italiani. Ma non è stato condannato, a proposito? Ma io penso... ancora non è definitiva. Sì, non è ancora definitiva. No, sei anni. Qualche cosa gliel'hanno presa, comunque. A lui e a quell'organizzazione delinquere dei suoi familiari. 400 milioni, mi pare, o 40 milioni, 40 milioni. No, di più. 40 milioni. Allora, questo è un articolo di tale Porcella sulle radici cristiane dell'Europa. Allora, fu Gianfranco Fini che parlò appunto di valorizzare le radici cristiane d'Europa. Cristiano-giudaiche, ha detto. È stato scritto nel 2003. Caro direttore, una lettera. È difficile capire quanto questa pagliacciata delle radici cristiane d'Europa sia dovuta alla malafede e quanto all'ignoranza. Non c'è bambino che non sappia che l'Europa è anche il prodotto del cristianesimo, ma persino il vicepresidente del Consiglio dovrebbe avere udito che le nostre radici sono prima di tutto pagane, cioè greco-romane, e che l'Iliade e l'Odissea non sono poemi cristiani. Finanche il Presidente della Camera dovrebbe sapere che l'Europa è quello che è grazie agli influssi delle culture islamiche, indiane, ebraiche, eccetera. Senza contare poi che l'Occidente è il prodotto dell'illuminismo anticristiano e dell'insegnamento, tra l'altro, di altri ebrei atei come Freud, Marx e Einstein. Questa bufanata delle radici cristiane ha poi un aspetto inquietante, che non è la disputa accademica sulle nostre supposte radici, ma il rispetto dei nostri diritti umani universali. Mettere nella Costituzione europea un sia pur vago riferimento a una religione trasformerebbe gran parte dei cittadini europei
inospiti, di un paese di cui non condividono le origini. Buona parte degli europei ha inoltre una pessima opinione del cristianesimo, e noi siamo tra quelli. La Costituzione europea non può avere alcun riferimento diretto e indiretto ad un particolare credo, pena la sua nullità. Più di mezzo secolo fa, quando si scrisse la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ci si guardò bene dal commettere un simile errore perché tutti si dovevano riconoscere in quella dichiarazione, come oggi tutti gli europei si devono riconoscere nelle loro costituzioni. Dopodiché io ritengo di aver concluso, perché questo, no, mi sono sbagliato, l'articolo, la lettera inviata non è stata inviata da tale Porcella, ma da Claudio Giusti. Capito? Allora qui è un tentativo continuativo di modificare la distorsione continua, di lavare il cervello in continuazione. Io vi ho detto, cari amici, vi ho letto queste cose, ma il clima è ancora questo, capito? Chi detiene la cultura, la conoscenza, la scienza, controlla il mondo, e questi lo sanno benissimo, lo stanno facendo da 2500 anni. Abbiamo voluto dimostrare questi richiami a questa pseudoscienza nulla hanno a che fare con l'evoluzione della scienza. L'abbiamo, è relativistica. L'abbiamo detto prima, questo signore qua ci hanno risposto, ma noi non sappiamo, noi non conosciamo. Allora le cose sono due: o sei scema perché continui a mantenere quella tua debolezza, ma questo è un paese di recente, oppure no, dice, ma io mi devo fidare qualcuno, e allora va a morire ammazzato. Che cazzo stai a fare qui sulle scalinate? Appunto dico, noi per venire a rompere i coglioni a noi, io non mi fido di te, perché so che tu tanto non concluderai mai niente, quindi il discorso è chiuso. Però quello che a noi interessa è far capire come il meccanismo di imposizione in nome di una pseudoscienza che non esiste deriva direttamente dal dogmatismo religioso. No, se vogliamo andare a fare i puntigliosi, secondo il dogma stesso della scienza, La formula, no, della descrizione di che cosa è la scienza, in realtà la scienza non esiste, perché non c'è un punto fermo dove tu dici questo è un pezzo di alabastro, di peperino di alabastro, e finisce lì, no. Perché oggi diciamo questo, fra sei mesi la conoscenza sarà progredita, e fra sei mesi ancora di più, quindi non si può definire certa la scienza, è solo un punto di passaggio fra un percorso e un altro. Ho fatto vedere qui appunto la necessità di avere davanti agli occhi l'excursus storico, se no non capisci niente. In ogni caso è un cammino, è una progressione. Dobbiamo dire in ogni caso. Quindi si possono fare solo dei fermi immagine, certo. Non è stanziale la cosa. Dobbiamo dire comunque che la concezione razionalista e positivista della scienza è un dato assolutamente superato. L'umanità l'ha ampiamente superato. Certo, poteva andare bene per la geometria di Euclide, una cosa del genere. Ma la geometria di Euclide non presume la scienza. Ma è un passaggio. È un dato ideale, è un passaggio, è una nicchia. Che proprio perché è ideale presuppone la realtà dei fatti. Io mi posso riferire alla geometria euclidea per creare delle norme che mi facilitano certe misurazioni, certo, sul terreno, certo. Ma e basta. Oltre la geometria di Euclide non va. Esattamente. Mentre invece la geometria, per esempio la trigonometria universale, esattamente, no, spaziale, è un'altra cosa, anche quella è una geometria. Come concetti di integrale e derivata non hanno niente a che vedere con la scienza, con la matematica aritmetica, di 500 anni prima di Cristo. Certo. Dopodiché la chiudiamo. Bene. Allora ritorniamo lì. Là non c'è più nessuno, sono andati via tutti. Erano lì ancora qualche minuto fa, Sì, sono andati via. Vabbè, chiudiamo.